Degeio, una parola che significa morte. Lo stesso destino cieco e inesorabile che condanna questo paese, una volta florido e operoso, alla distruzione e lo fa sfuggire da tutti come la peste, attira invece quattro pistoleros, ignari di quanto accade, e li coinvolge nella più spietata e inumana avventura. Questo paese deserto mi piace poco. Hai paura? Non c'è da stare allegri. Per scoprire un segreto che vale centinaia di migliaia di dollari, Ramon e i suoi desperados, uomini senza scrupoli di tutti i tipi e di tutte le misure, hanno messo a ferro e fuoco un innocente paese e lo stringono d'assedio. È stata una cosa orribile. Tutti li hanno ammazzati. Tutti gli uomini. È stato un vero massacro. Maledetti assassini! Un giovane che gli eventi hanno fatto diventare un pistolero rischia la vita per liberare l'uomo che conosceva quel segreto, il colonnello Cook. Colonnello, colonnello, se non parlate, tutte queste donne verranno massacrate dai banditi. Aiutatemi, fate qualche cosa, non lasciatelo morire, aiutatemi! Mi ha mandato Ramon a dirvi che ammazzerà tutti. Vuole fare il degheio. Ramon! Arriva! Ecco i protagonisti di questa violenta vicenda che si conclude allo scadere di un drammatico ultimatum. Uomini e donne veri, oppressi e oppressori, il destino ha segnato tutti. Quando si scatena il degheio, scocca l'ora dell'odio e della vendetta, scocca l'ora della resa dei conti. Lascia stare quei dollari. Sei pazzo, pazzo! Questi dollari sono miei, miei, capisci? Questi dollari sono del governo. E a te che te ne frega? Degheio, non c'è scampo né per le donne né per i bambini. Non c'è fuga possibile. Le case si svuotano e il tempo ha i ritmi sfrenati della corsa dei cavalli e dei fucili che sparano. Non c'è più legge, pietà, amore. Quando il miraggio della ricchezza travolge l'animo umano, regna la ferocia. Quando i dollari che scottano accendono il cuore di insane passioni, viene il degheio, l'ora di uccidere. Ramon!